E non c'è la teologia politica, ecco, contro la quale siamo andati a sbattere in questi anni, cioè l'imperialismo eurasiatico di Putin, che oggi è una vera teologia politica alla quale noi contrapponiamo abbastanza goffamente qualche cosa che potrebbe sembrare teologia politica, ma non è, semplicemente un'ideologia, l'ideologia occidentale media, diciamo, mentre invece lì c'è una vera teologia sostantiva, però, come dire, abbastanza impressionante, cioè c'è un'idea di missione. In tutto quello che ho detto, io ho detto finora, teologia politica è critica, e invece può anche essere adoperata come supercritica, e allora sono i controrivoluzionari cattolici, che è una critica che diventa dogmatica, o può essere adoperata come un'idea di missione, cosa che, vabbè, Dio è con noi. Cosa che uno dice, ma al giorno d'oggi non si fa più. Mica vero. Mica vero. Una parte delle motivazioni della Russia oggi sono motivazioni esplicitamente teologico-politiche, in cui converge una vecchia teoria, la teoria della Terza Roma, che Roma è una cosa seria, nonostante Roma è una cosa seria, cioè. Roma vuol dire l'unico dominio legittimo universale, per cui c'è la Roma del Lazio, la Roma del Bosforo e la Roma della Moscovia. Perché quando le insegne imperiali dell'Occidente passano a Bisanzio, quelle insegne a quel punto sono solo lì. Poi, quando Bisanzio viene presa dai turchi, da lì passano a Mosca. E questo non è poco, eh. Naturalmente è una teologia politica imperiale diversa dalla teologia politica medievale, perché si fonda sopra la sovrapposizione del potere politico e di quello religioso, che è una cosa che noi non conosciamo, ma loro la conoscono bene, vuol dire che l'imperatore è isapostolos, cioè è un apostolo e dunque un santo. Ma oltre a questo, lì, dico in Putin, c'è il pensiero eurasiatico, cioè l'idea che la Russia è una missione, ha una missione che è di essere la terza Roma, di essere panslavista, ma questa è roba vecchia, cioè il panslavismo è una teoria ottocentesca. Essere a capo di tutti gli slavi, che vuol dire sostanzialmente arrivare fino a Trieste, che produce, ha sempre prodotto qualche scompiglio nei Balcani. Ma poi ce n'è una terza dimensione, quella di tenere insieme un pezzo d'Europa, l'Europa orientale e l'Asia, in una prospettiva anti-occidentale. Perché il pezzo d'Europa e l'Asia? Perché nell'origine della Russia c'è sia l'elemento religioso, che vuol dire ortodosso, sia l'elemento panslavistico, sia l'elemento mongolo, cioè il canato, che invece che essere respinto è accolto come terza motivazione, terza radice dell'essenza russa, e che vuol dire, con tutto quello che comporta nella testa poi di Alexander Dugin, che non è nemmeno il principale eurasiatista, perché gli eurasiatisti cominciano negli anni 20 del XX secolo, che vuol dire comunità versus individualismo, e vuol dire
compattezza versus corruzione e integrità versus dissolvimento. La Russia deve essere, ha questa missione imperiale di riprendersi tutto quello che è suo e potendo anche di riconvertire l'Occidente. Guardate, dietro a questa storia ci sta anche uno come Dostoevskij, cioè che scriveva cose abbastanza impressionanti. Se uno si legge il diario di uno scrittore, c'è una potenza anche ideativa, oltre che espressiva. L'Occidente è un formicaio. Per cui, questa è una bella teologia politica che noi non capiamo come tale, pensiamo che sia un'allucinazione. Certo, è una teologia politica sostantiva, fondata su una sostanza. Ecco. Questa invece, grazie a Dio, è una teologia politica critica. Certo, non serve a far la guerra questa, ma tanto a far la guerra ci pensa il liberalismo con i suoi valori. Ecco, con questa non si fa niente, però si capisce che è esattamente quello a cui serve la filosofia. Cioè non è che fai qualche cosa, però riesci a padroneggiare, riesci a capire che cosa ti sta succedendo intorno, che è un gran bel risultato. Per cui sono molto contento di avere avuto anche la seconda occasione e vi ringrazio per l'attenzione.